Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi ho un progetto molto carino per voi, cioè per chiunque, per San Valentino, per una lettera d'amore. Non sono bravissima in queste cose, però insomma ci ho provato. È una busta, appunto, a forma di cuore in stile origami. E io ho scelto il cartoncino rosso, ma potete scegliere qualsiasi cartoncino. Vi lascio le immagini. Allora ragazze, per iniziare io ho scelto un foglio di carta A4 di colore rosso, ma voi potete prendere un qualsiasi foglio, anche bianco o di qualsiasi colore. Il primo passaggio, appunto, spero di riuscirvi a far vedere bene, il primo passaggio da fare è prendere questo angolo qua e portarlo qui, come appunto potete vedere, e da qui andiamo a piegare in questo modo. Adesso con una matita, ma comunque non si vedrà, segniamo questo punto e questo punto qua. Quindi andiamo a segnare un piccolo, tenete bene. L'importante appunto è piegare bene. Ok, abbiamo segnato i punti, ora lo riapriamo e lo pieghiamo. Così, facendo combaciare i due punti, quindi uno e due. Scusate, ma sto scomodissima. Ok, poi lo riapriamo di nuovo. Prendiamo nuovamente questa parte e la ripieghiamo in questa linea. Quindi così. Prima di piegare assicuratevi che sia tutto bello dritto. Ok, pieghiamo. Ora apriamo, quindi avremo questa piega e questa piega qua. Adesso facciamo così. Quindi anche qui assicuratevi sempre prima di piegare e poi andiamo a piegare. A questo punto apriamo. Sempre dalla parte così, diciamo, della piega iniziale e ripieghiamo semplicemente solo la prima parte. Poi giriamo il foglio e andiamo a fare questo, ovvero ripiegare due triangolini. Uno e due. Mi raccomando, fate in modo che siano paralleli. Ok, adesso lo rigiriamo di nuovo. Abbiamo i due segnetti di vedete, io l'ho messo qua, questo qua e dov'è? Eccolo. Cosa facciamo? Prendiamo qua su, gli diamo un pochino una piegatina, così. E in corrispondenza ai segnetti, quindi se volete potete aiutarvi con una riga. Io ho la mia squadra, quindi la posiziono, scusate, la posiziono sui segnetti, eccola, e la punta di questo deve andare praticamente lungo questa riga fino a qui. Quindi la tenete ferma e piano piano, senza far troppo casino, la piegate. Ecco qua, ci siamo. Togliamo la riga che non ci serve più. Piegate bene e avremo questo. Ora giriamo e dobbiamo fare una cosa qui, ovvero aprire. Aspettate che vi zoom un pochino, magari vedete meglio. Eccoci qua, a questo punto apriamo questa letta e vedete questa riga qui? Questa riga qua deve combaciare. Quindi, una volta che combacia, la pieghiamo. Questo deve essere piegato così.
Ok, a questo punto pieghiamo questo nuovamente, così. Eccolo qua. Facciamo la stessa cosa di qua, quindi ve lo faccio rivedere. Apriamo, giù la riga che combacia e il quadratino di qua che combacia con questa linea, poi andiamo a far così e per finire questo viene giù. A questo punto già si nota un pochino il cuore, anzi il cuore è fatto e basta girarlo, appunto. Adesso prendiamo il lembo davanti, questo qua, e lo facciamo combaciare qui, così. Controllate che anche qua giù alla fine combaci tutto. Io ho preso una carta un pochino dura, quindi è un attimo più difficile per me, però se lo fate con una carta, diciamo semplici fogli A4 della stampante, va benissimo. Quindi chiudiamo questo, facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Scusatemi per le bruciature sulle mani, ma è così. Ok, adesso non ci rimane che fare di nuovo una procedura, ovvero apriamo così e prendiamo da sotto e andiamo a creare la bustina. Quindi così, quando siete sicuri, andate a piegare ed ecco qua la nostra bustina. Però non è ancora finita, ovvero la riapriamo e con la colla vado a fissare appunto questi punti, quindi la metto tutto lungo qua, anche di qua, ok, e richiudo. Premete un pochino e richiudete la bustina. Poi all'interno potrete mettere appunto il vostro bigliettino. Scusate, ma è ancora fresca e qua si apre comunque. Potete mettere il bigliettino e un puntino di colla qui per chiudere. Ed ecco qua la vostra busta a forma di cuore. Il tutorial è finito, io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!